Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Dillo, LOL Gamer. Continuiamo con il nostro gameplay su Fusion City Rising, la Blindrunner proprio. Allora, abbiamo ripulito la prima parte, presumo, del Vault e siamo riusciti a trovare la ricetta, dei medicinali incredibili, abbiamo il nome che non mi ricordo mai, che si chiamano il Brondo, Pill Version, Radnucleator, sono fantastici, cioè, hanno delle statistiche incredibili, cioè, tolgono 500 di radiazioni, in resistenza alla D200 le radiazioni aggiungono come un radix nel semi, in più danno, cioè, ti curano, quindi troppo, il top. Venendo qua, ho trovato un bel po' di Death Club, di Death Club, come diceva, sì. Nell'Enarsi io mi aspetto da un momento all'altro che iniziano a uscire, non so, delle cose mutate, Death Club mutanti, misti a qualcosa che mi mangi nel cervello e mi lasciano di vuoto in Solina, insomma. Continuiamo ad avanzare. Continuiamo ad avanzare. Ascensore, vediamo. Ok, vieni. Ok, andiamo su. Va buio. Va. Vitre qua. Vedremo cosa ci troveremo davanti. Sempre un bel po' di figli dell'atomo, sicuramente. Secondo me anche quei detti. Sto facendo quasi tutto col deliverer, questa pistolina che è una meraviglia, veramente, vedrete anche questo gameplay, spero. Probabilmente se troveremo dei Deathclaw, evitiamo di, cioè, prendiamo un po' cosa di più interessante. Qua c'è qualcosa. Allora, il mio obiettivo attuale quale sarebbe dati? Ah, è vero, impara qualcosa riguardo al programma di militarizzazione dei Deathclaw, sembra che questi qua siano Deathclaw semidomestici che i figli dell'Atomo stavano tentando di addestrare per utilizzarli in ambito militare, cioè, quindi dei Deathclaw anche addestrati, siamo quasi rovinati, siamo. Andiamo qua. Mina grappa, frammentazione, mina frammentazione, quando si iniziano a trovare tutte queste cose così potenti, no, dai, infatti, due mini nuke, cioè, ragazzi, qua molto probabilmente siamo quasi rovinati se tanta frammentazione, se ci danno un Fatman, praticamente siamo rovinati. Ok, va bene, andiamo a vedere cosa c'è qua. Munizioni, Radaway. Sanctuary Keycard, Steampack, Dottor Ivo, la workstation di Dottor Ivo, Deathclaw esperimenti con i Deathclaw, l'abbondanza di Deathclaw nel mare splendente, abbiamo costruito delle trappole e li abbiamo catturati, abbiamo ucciso i soggetti più violenti, fatto sopravvivere e nutrito solo i più docili. Il nostro scopo è di crescere dei Deathclaw docili intelligenti che possono essere istruiti a combattere la spada per la spada dell'atomo. Questo programma potrebbe, perché c'è questo programma. Questo programma potrebbe durare decadi per essere perfezionato, ma noi abbiamo due soggetti molto promettenti. Mr. Kudo e Spike. Va bene. Mr. Kudo. Mr. Kudo sembra avere una intelligenza limitata, ma è leale e finora non ha posto alcun problema ai nostri fratelli e sorelle. Anche se è scappato ripetutamente dalla propria gabbia, specialmente a causa di sbagli del personale nel chiudere la porta.
Kudel ha un appetito molto spicchiato. L'abbiamo spostato nella Nursery Room 3. No, l'abbiamo spostato dalla Nursery Room 3 dentro al santuario per vedere, cioè, per fornirgli, insomma, più maggior quantità di cibo di carne di eretico, grazie. Spike, Spike. Ok, Spike è il dettico più intelligente che abbiamo cresciuto. Ha sviluppato una rudimentaria capacità di comunicazione e può seguire semplici comandi. A causa di questa attitudine, gli è stato permesso di sopravvivere, nonostante il stemper, il timbre e un'ostilità occasionale verso di noi. Quando diventerà troppo largo per la nursery, lo sposteremo in una gabbia nel santuario. Ma potrebbe immaginarsi come uscirne. Quindi l'abbiamo spostato in un'altra gabbia, dentro una stanza chiusa a chiave. Ma non lo so, insomma, abbastanza vicino al posto delle esecuzioni per nutrirlo facilmente con una buona quantità di corpi. C'è un tempo, non so cosa sia, insomma, è diventata peggiore dallo spostamento. Dobbiamo trovare una soluzione a lungo termine. I Death Club avranno bisogno di muoversi, non sono stati pensati per vivere in gabbia. Ok, usciamo di qua. Allora, se ci hanno dato un Fatman, ci servirà un Fatman. Dove è finito il Fatman? Fatman. Questo qua ce lo mettiamo al posto a questo punto, vedete già la Joker, non ce ne stiamo facendo nulla. Fatma, abbiamo 10 mini nuke, bisogna stare attenti, eh? Non ne abbiamo poi così tanto. Le mini nuke sono potenti, però già che siamo, salvatino veloce, come il nostro solito, tiriamoci fuori il deliverer, sarà una sanctuary keycard. Vediamo cosa c'è qui fuori, è il santuario, qua ci sono i Death Claw, lo sapevo, lo sapevo che arrivavamo con i Death Claw. Ok. Vai, farne fuori un po'. Ok. Cosa fanno? Arrivano? Lo sapevo. Tu fai una pessima finessa. Vai. Vediamo. Ci mandano sui letto, no? Vai con te, vai su. Ce n'è un bel po' qua, eh. Cioè, in questo coso è sempre pieno. In questo DLC è sempre pieno. Fatto fuori a te con il coso. Su, dai, per
perché te se mi spari siamo rovinati. Ma a te ti devo fare di più. Ok. Perché non ho più durissima qua, eh? Sono tutti morti? No. Vai. Oh, sì. Facciamoli subito un critico. No, beh, ma cosa mi ha fatto? Facciamogli immediatamente un critico. Siamo. Su, così. Si stava curando, eh? Fantastico, si stava curando, eh? Su. Hanno preso su queste cose. Ok, allora facciamo così, mettiamoci qua. Ok, allora. Però proviamo a cambiarlo. Qua come si è messo? Prendiamo lì. Cercate l'eretico, eliminate l'eretico. Dai, vieni fuori. Mi fa. Solo tu, figurati se mi arrendo. Vai tu. Bravo, vai. Saranno assordati nel sentire la sua voce tonare. Ma no, ma. Ok, vediamo.
Andiamo, ora attenzione, continua a esserci attenzione. Andiamo a vedere qua, continua a esserci attenzione qua. Andiamo tutto anche di qua. Ok. Uscire, guarda che qua continua a esserci, qua continua a esserci. Continua a esserci delle radiazioni. Abbiamo fatto un bel macello, ragazzi. Gamba sinistra in cuoio, ok, vabbè. Non me ne frega niente di quello lì, però a questo punto ce lo prendiamo. Come si è messo? Abbiamo fatto fuori tutti. Abbiamo fatto fuori tutti. Guarda, 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 lanciamissili. Arriveremo, beh, a un posto dove riusciremo a vendere tutto ciò, eh? Ok, va anche questo, cos'è? Arriveremo bene a qualche posto. C'è qualcosa che qui vicino, beh. Ok, trasporto troppo peso. Ok, iniziamo a vedere cosa possiamo dare a lui. Merce, a che punto siamo con lui? Cosa gli possiamo dare? No, non può portare più niente. Ok, allora, questi qua come sono messi questi? 36, 36, 20, 28, 30. Questi li buttiamo giù. Fuori subito. Armi. Allora, questo già vale 67, 36, ok, mitragliatrice, pistola, semiautomatica, action già la pistola, chiave idraulica vale sempre 30, coltello stramanico, niente, quello da combattimento, Fatman, granata in pulso, serpente, 12 lanciamissili, cioè questi veramente già. Per ruote si può buttare, macete, ma chi se ne frega. Vabbè, rover artigianale pistola 25 e buttiamoli via anche queste. Stecche da biliardo, peso 1, ce le. Okay. Andiamo bene a vedere giù. Munizioni, carabina da combattimento. Vai su, li voglio tutti, andiamo di qua. Cosa c'è qua di interessante? Perché continua a dirmi attenzione? Questo che mi inquieta. Mr. Cuddles. Allora, vediamo bene. Se non muore con due mini nuke. Devi vedere che non muore con due mini nuke. Critico. Dai, critico. Critico. Un altro. Porca miseria. Dove è finito Cuddles? Dove è finito Cuddles? Dai Cuddles, per piacere Cuddles. Dov'è Cuddles? Dove è finito Cuddles? Vabbè, salviamo qua. Ok, e poi avviamoci. Bisogna trovarlo Cuddles però, eh? Vai.
Ancora Cadols, c'è ancora Cadols. Che miseria come nascosto, eh? Vai, critico. Oh, fatto fuori Kados, ok? Perfetto, benissimo. Adesso iniziamo a ragionare meglio, eh? No, andiamo qua. Vediamo che ricarichiamo, no? Siamo già carichi al massimo. Ok. Se ci è andato un Fatman, serviva un Fatman. Se ci è andato un Fatman, serviva un Fatman. Infatti è servito un Fatman. Cioè, in realtà ci abbiamo dato anche parecchi lanciamissili, li abbiamo fatto senza, però con l'idea a questo livello è molto 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 dura, quindi è inutile andare a... Ci picchia, poteva salire anche di qua, eh? E non me ne ero accorto. Poi c'è un pochino di gente morta. Cioè, ho fatto fuori io, c'è che è tanto macete. Vediamo. Beh, io prendo, poi dopo si guarderà. Questo c'è? Carne irrattata. Questo era invece il nostro finaccio. Va bene. Ok. Cosa c'era? No, niente. Questo qua. Qua si può aprire? No. La sensazione sia il luogo delle esecuzioni o giù di lì. Quello. Vabbè, sì, con la Narsari poi vengono dati da mangiare. Allora, un predone. Allora, vediamo bene. Un predone. Tappo, munizioni. Bottiglia Molotov, no, niente. Munizioni, cartuccia, bottiglia Molotov, c'è la doppia canna anche no, tappo, munizioni, bottiglia Molotov, anche no, no. Si accesa, gli lasciavano un sacco di carne, tappo, carne di Bramino, si può prendere la carne di Bramino. L'orto fatto un celebrante. Abbiamo il fantastico Deathlok morto. Ci prendiamo tutto questo qua. Missile, macete. Vabbè, queste ce le prendiamo. Ma io quanto peso? 2234? Comincio a pesare parecchio. Devo buttare via altra robaccia. In poche parole, un sacco di carte. Femore non mi interessa. Niente di questa roba qua. Se posso non metterò i piedi in questa robaccia neanche, ma neanche. Comunque ce n'è un altro, eh. Munizioni, granata fermentazione, steampack. Andiamo di mettergli un pochino di roba inutile. Allora, vediamo. Armi. Tanto abbiamo giù qua. 65, 65, 144, 159, 88, 37 perché è pochissimo, 170, 87, 39, non ce ne frega niente, carabinieri da comandamento, 117, 39, li mettiamo dentro, 6, carabinieri da comandamento, mazzo del baseball, 25, pesa 3, ce la teniamo, vecchia fede, tirapugni, pesa 0,5. Teca da biliardo, cosa uno, mina criogenica, mina impulsi, mina frammentazione, mazza da baseball, 25, macete, 2,25, 12 lanciamissili, insomma, chiave idraulica, 30, via, via, via. Questi qua, 1,
Bravo, 20. Vediamo. Chiamici. Intelligenza più 2, vabbè. Per legante, covare per chiami, non ce ne facciamo neanche niente. Allora, qua nano armor, nano armor. Sguardo fatto. Justice. Justice. E cosa sarebbe questo? Vabbè, Justice, quello che si mettono sul petto. Oh, è la protezione per il petto. Fai starter arms, vabbè. No, questa non vale niente, pesa 1. Andrei giù di 29 kg, andrei a 2100. Ma teniamo finché possiamo, arriveremo bene a vendere. Attenuante, bombato, vabbè, vediamo. Gli abbiamo dato un po' di robaccia. Munizioni, no, vedi, una arma, right hand, red letters. No, possiamo andare qui sotto? Di qua non ci possiamo andare, eh? Ehi, perché non posso andare di qua io? Dove mi sono infognato qua? Dove mi sono infognato? Perché non posso andare di là? Sopra lì? Ci dobbiamo andare adesso, però, ok, guarda te. Lui ci va lì, però, non è mica giusto, eh? Perché non posso andare di qua io? Ma che mi sono di nuovo, mi sono infognato. Ok, di qua? Dove posso andare di qua? Dove si va di qua? Dove arriviamo di qua? Da nessuna parte? Allora andate a cagare, mi avete fatto fare tutto per niente? Vabbè, andiamo di qua. Lì, qua c'è sicuramente qualcosa da prendere. Munizioni, nano armor. Vai. Qui dove arriviamo, mi sa che abbiamo già visto tutto questo. Questa parte qua l'abbiamo già fatta. Ok, ci siamo. Adesso ci sarebbe da andare di là. Qua o di qua? Dove si va di qua? Qua? Andiamo a vedere. Allora, salviamo. Salvatino veloce. Passiamo di qua. Si va nello stesso posto. Ok, va bene. Sono piaceri, no, materiali, adesso vediamo di non prenderne più, eh. Iniziamo a essere pesantini, abbiamo un bel po' di roba da vendere, però cosa c'è qua? Nata frammentazione, mina frammentazione, nata frammentazione, mina. È inquietante, cioè finora ci hanno dato un bel po' di roba. Ci hanno dato un bel po' di robe, però effettivamente finora tutto quello che abbiamo preso su ci è servito. Residenza, quindi ci picchia. Andiamo nella parte residenziale, vediamo cosa c'è con la parte residenziale. Ci manca ancora un dato, eh? Ci manca ancora un dato. Quindi occhio, molto molto occhio. E non lo vediamo. Fin spike, da lì. Però perché mi dà di trovare spike? Non è un nemico, non è rosso. Fermi tutti, perché qua è una cosa che...
Siamo soli qui. Saremo tutti giù. La Peppa. Ma insomma, non è un nemico. No, è verde. Adesso entro e mi mangia. Vediamo. Cosa mi dice? Fin Spy. Io l'ho trovato Spy. Spy will not follow you. He will be available to your companion as a complete ransom of vulture. Cioè, un companion? Ma dai! Cioè, quindi Spike sarebbe... No, Spike, no, borseggio a un Deadpool proprio no, eh. Cosa? Chi va là? Può essere? Dai, pensaci tu, Spike, vai, vai! Pensaci, Spike, vai! Non vorrei mai. Muovi Deathclaw, velo di Deathclaw, vuoi essere rotto, coltello, parte frontale del teschio, tibia proprio? No. Cioè, il nido di Deathclaw, incredibile. E gli ho preso anche un uovo, però era ossa verso destro. Questo? Non è. Ok, fondamentale. Beh, tiriamo su. Qua, cosa c'è qui dentro? Tappo, lo prendiamo. Allora. Non andiamo di qua. Che cosa sento? Ma che... Vediamo. Atomo, sei tu Atomo? Saltiamo prima di sbagliare qualcosa, di farci mangiare dal Deathclaw. Vediamo qua. State venendo qua. Parla. Hello human. E lo io, vabbè. Qualcuno mette alla prova la mia fede. Vediamo. Vai. È un leggendario questo. Ok. Vai. E vai bene, va là, con un colpo in testa. Non viene lui, non viene, non mi dà una mano. Tanto ho fatto fuori. Intanto. No, stupido. Su. Non sta facendo niente il coso. Vai, testa, via. Ok, curiamoci subito prima. Ok, vediamo cosa c'è qui dentro. Allora, qui dentro c'è
Mitragliatrice, ma basta la mitragliatrice. Va bene, ne prendiamo una, basta. Ecco, lo sapevo. Ok. Sono troppo pesante. Ma va a cagare, ho troppa roba. Iniziamo a buttare via un pochino di roba, vediamo. Ok, vestiario. Allora, e rimaniamo con 5 di tutto. No, 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 armor, chest piece, no, torace del distruttore, dove è finito il torace del distruttore? A me è il torace del distruttore, eccolo qua. Allora, ne buttiamo via 6, rimaniamo con 5. Bene. Allora, che conti ho fatto? Ne buttiamo via 10 e rimaniamo con 5. Ne buttiamo via 15 e rimaniamo con 5. Ne buttiamo via 23 e rimaniamo con 5. Ne buttiamo via 18 e rimaniamo con 5. Ok, dovremmo essere abbastanza più scarichi, eh? Vediamo bene qua come siamo mal messi qui. Allora, vediamo. Munizioni. 10.000 in pistola automatica si può prendere. Bolt action no, munizioni. Qui iniziamo ad andare in su col peso, però. Nano, nano, so, so, so. Valore 6, right arm, valore 50. Ehi, piano, 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 piano. Nano armor? No, no, ferma, io cosa ho buttato giù? Nano armor o so? Fermi tutti. Nano armor e nano armor, gliela prendiamo. Andiamo su, cosa ho buttato giù qua? Nano armor? Ehi, piano, piano. Stavo na nano armor, nano armor, prendiamo tutte le nano armor e buttiamo via invece, buttiamo via le e si va. Questi non valgono niente. Cioè, ce ne teniamo 5, quindi. Questi buttiamo, questi. Un chest piece dovrebbe essere uguale, no? Quindi, chest. Chest runners, cos'è questo qua? Ne buttiamo via 24, ce ne teniamo 5. Ne buttiamo via 22, ce ne teniamo 5. Ne buttiamo via 16, ce ne teniamo 5. Red Letters. Cos'è il Red Letters? Beh, c'è. Ne teniamo 5, 14, ce ne teniamo 5. Red Leg, 16, ce ne teniamo 5. Walker Puff, scusate. Ce ne teniamo sempre 5. Pesiamo 1.800, perché? Toxic, anche questo ce ne teniamo 5. No, usavamo 3, volevamo 10. Magari. Fermi tu. Spesso. Sì, sono l'unico eretico però che è un pazzo di asmaschia, ma questo qua però pesa un poco. Andiamo a vedere di qua. Allora, granata frammentazione, munizioni, nano, nano ce la prendiamo. So se la posso tenere. Questo ce lo può anche rimanere lì. Di cosa c'è qui in giro qua? Uno l'abbiamo fatto, uno l'abbiamo fatto.
tutti tremano al cospetto del prescelto. Ma sì, ma va a cagare, anche te tutti tremano al cospetto del prescelto. Adesso vi faccio vedere io. Tanto per vedere quanto funziona bene quel Brondo. Cosa sia successo non lo so. Cosa sia successo non ne ho più pallida di idea. Cosa? Dentro cosa c'è? Ehi. Non devo aver paura. Rose d'oro. Sì. Atomo schiaccia per noi gli infedeli. Ho capito che l'atomo lo schiaccia per voi. Però poi arrivo io e vi mangio. Chiaro, un prebellico, prendiamo anche questo. Andiamo a vedere di qua che cosa c'è. Di interessante, macchina giocattolo, sonaglietto, non mi interessa niente. Steampunk, relixa, purificata, si può prendere. Qua c'è, no, pensavo Jungle, sta scimmia. Che cosa sento? Sono tutti più in basso di me, però devo andare in giù. Di questi qua, posti alla fine, munizioni, carabina da combattimento. Nano, li prendiamo, nano, eh. Ma qua Peter dove è finito? Ma salviamo. Non so cosa stessi cercando. Guardate i cieli, sono fuggiti. Non volete che i succhi a sangue vi colgano di sorpresa. Ok. Sì, vediamo cosa c'è qua. La luce. È decisamente fantastica questa. Allora, vediamo bene. Coltello da combattimento, peso uno si può prendere. Nano. Niente. Possiamo anche fare a meno di prendere il resto, eh? Salviamo. Salvataggino rapido. Su. Cosa? L'atomo? La mia gamba! Via! Su. La mia gamba! La mia gamba! Ingannatore! Vai. Su. Cuore dell'atomo. Cerca riparo dai perduti, fratello. Ammirate il potere dell'atomo, vai anche te. Guarda te come vi sto facendo fuori con una pistolina. Vabbè che è una super pistolina, però l'atomo me ne frega niente. Vediamo bene qua, salviamo. Cos'ha questo? So, stecca di buttare, so, questo non mi interessa. Cosa va? Allora, lancia missile. Nano. Gli altri no. Sparito davanti ai miei occhi. Sì, sparito davanti ai tuoi occhi, esattamente così. Sparito davanti ai tuoi occhi. Vediamo bene. X. Munizioni. No. Al 117.
Lui ha granata, frammentazione, munizioni in mano. Questo potremmo lasciare. Cercate l'eretico! Sono qua, ragazzi, sono qua! Gente di interessante qua. Ma non c'è niente di veramente interessante. Ma io, insomma, qua, come si esce di qua? Ah, di lì si esce. Qua c'è una porta che non mi permette. Jet, Radix, niente, sto male giocato, non mi interessa. Oh, buongiorno, si è svegliato uno dei miei compagni? Il settore non mi interessa. Cioè, finora, adesso che ne ho due, stanno incasinando in una maniera veramente... Prendiamo la pistola automatica. Poi apriamo. Salvate Gino, apriamo. Ma io posso parlargli? È possibile parlargli? E lo io. What now? Ti seguirò. Parla. Human. What is it? Ok. Parliamo dopo. Va bene, ho capito. No, si parla dopo. Va bene. Fatemi, però fatemi passare qua, eh. Io vorrei passare qua. Qua non c'è niente da controllare, niente di interessante. O poi magari ho perso molte robe, eh. Non può essere. Allora, non può essere. Vai. No, spike. Non so però. Cioè, solo con ruggito l'ha fatto fuori. Cos'è sta roba? Siamo stati chiamati a porre fine alle vostre sofferenze. Questo è anche Peter adesso. È arrivato anche Peter. Tu, te ti faccio fuori, che mi hanno trovato, te ti faccio fuori in questo modo, a te. Vediamo. Ah però, ho fatto del largo Peter, eh? Quando appare, perché prima sembrava un pochino... Porcina, nastro americano, prima sembrava un pochino assente, no? Cioè, non c'era proprio. No, no, non bloccarmi qua. Eh? Allora, vediamo, granata frammentazione, so, non mi frega niente, so, usciamo qua. Poi, questo, niente, borseggio, spike, munizioni, nano, so, non mi interessa, carabina da combattimento, 117, ci siamo. Questo cos'ha? Granata frammentazione, munizioni, so, un tappo, lui ha un tappo, va bene, cioè, ok, prendo atto che tu hai un tappo. Non è poi così, cioè è abbastanza lineare finora, però diciamo che lui mi segue, però rosso, ma
No, rosso. Possiamo anche fare a meno. Ah, questo invece ha nano, nano, nano. Questi non mi interessano. Ok, vediamo qua cosa ci può essere di interessante qui. Comunque, fare fuori i figli dell'atomo è sempre un piacere. Impanatici a me in genere non piacciono, eh? Quindi salvataggino rapido, carichiamo la pistolina, prendiamo questo. Ok, allora qua, iniziamo con le candele, vero? Figlio di Nuka-Cola non mi interessa, qua ci sono dei water. Vediamo cosa c'è qui. Vediamo cosa c'è qui. In genere c'è qualcosa qui dentro, invece non c'è niente. Comunque prendiamo Steampunk Radix, sapone che può andare bene. Dare altro sapone. Questi no, ok. Cacciare le zucche. Io no, però ancora non ho guardato con cosa si fanno i vari. I brondo, quelli lì, insomma. Un brondo. I brondo non ho guardato con cosa si fanno, vabbè, guarderemo. Ah, tutta del volo, fantastico, tutta del volo 114. Ecco, ma non è il 59? Non è il 59 questo? Fantasticolla, c'è di argento. Risorse non comuni. Diamo un salvataggino, poi qua apriamo e spostiamoci, così dovremmo andare via di là, dovremmo andare via di qua, sì. Ok, ci siamo, andiamo giù, stiamo scendendo in maniera incredibile, ma quanto è grande questo volo, è veramente labirintico questo volo. Ok, qua secondo me ci sarà un'altra battaglia da fare. Vediamo su. Questo lo facciamo fuori subito. E via, devo farlo fuori. E i cani? Vediamo lui come è messo. Stiamo andando avanti abbastanza. Porca! Vediamo cosa riesce a fare lui. Curiamoci. Rimane bloccato lì, rimane, vabbè. Su, andiamo, prima che prendano altra roba. Vediamo così, dai, vai.
su. Richiamo. Rimangono, ne rimangono altri due. Diamo un salvataggino. Via. Dove sono questi altri due? No. Prendiamo lui. Lui. Prendiamo munizioni. Allora, munizioni. Nano. 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 No. Bolt action artigianale pistola. Bolt action artigianale pistola, gliele rimettiamo lì. Andiamo bene. Munizioni. Punzioni. Qua in quanti sono? In tre sono qua. Vedi, 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 macete. Missile, nano, nano, nano. Il macete lo potevo anche lasciare lì, eh. Che è, francamente non mi interessava. Artigianale mitragliatrice anche no. Munizioni. Munizioni. Nano. 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 Comincia a pesare molto. Leggendaria. Vabbè, munizioni. So, scassinatore, braccio. Aumenta l'area di apertura delle serrature quando scassini. Vabbè. Ma questo ce lo prendiamo. Sempre, è sempre un coso. Sempre, no. Quale parte andare? Da quale parte andare? Qua ci sono, se non sbaglio, le docce. Docce, niente di particolare, doccia. Andiamo bene. Qua cosa c'è? Dentro c'è il nastro americano, visibile, dentifricio, tutti e tre. Ci andiamo, ok. Le docce le abbiamo già fatte. Andiamo a vedere qua. Ok, abbiamo, ci sono altre docce, abbiamo questo, no, ci sono i bagni qui, bagni, bagni, ok, le docce le abbiamo fatte, allora, carica, sol, ma no, il resto possiamo anche farne meno, eh. Ora di qua sono le docce, abbiamo già visto, ma sono gli spogliatoi, va bene, andiamo a vedere negli spogliatoi cosa c'è, niente, cioè, vabbè, c'è un po' di roba, acqua purificata, sì dai, purificata. Sento forse i sussurri dello splendore. Sì, sì, senti gli sussurri dello splendore, fidati di me, non è successo niente, fidatevi, non è successo niente, datemi retta. Direi che comunque è abbastanza difficile, ma abbastanza lineare finora. Ci sono state cose più labirintiche. Cosa c'è qui dentro? Il posto è questo? Alla residenziale. Salviamo, salvataggino. Ci sono state cose più labirintiche, mentre invece questo è tutto sommato abbastanza vai a te. Vai. Ok, fatto fuori. Riportiamoci la pistolina. No, la pistolina ho detto. Allora, no, questi, no, questi qui su. Vai su. Intanto gli facciamo un pochino di dei danni. Via. Via, via, via di qua, via di qua. Ok, Spike ci ha pensato lui. Assolutamente non bisogna sparare a Spike. Dai, Spike, vai. Venite pure qui da Spike, voi. Oh, ecco, è andato Spike. È riuscito a passare Spike. Dai, su.
Sparate pure. Recuperatevi pure di spike voi. Su, questo qua si può anche fare fuori. Ok, e l'ho fatto fuori. Perfetto. Ok, ora. Giù. No, volevo ricaricare. Così. Andiamo a prendermi un qualcosa di più simpatico. Il guardiano del soprintendente. Tu, vediamo se. Guardiamo del soprintendente, è una meraviglia. No, lui. Liscio, vai col liscio. No, questo però devo prenderti. Ok. Oh, ci picchia. Beh, Spike è finito? Ha finito il suo. Spike ha finito il suo. O ci sta pensando lui, Spike? Sì, mi sa che ci sta pensando Spike lì di là. Ho la sensazione che Spike si è fatto del largo, eh? Non è finito? Qua ce n'è uno. Ok. Ti eri nascosto? Eri riuscito a nasconderti da Spike? Ok. Va bene, Spike non mi fa passare. Vabbè, andiamo avanti allora. Questo qua andiamo a prendere. Brondo, sì, munizioni. Nano, nano, steampack. Si può prendere. Qua stiamo facendo praticamente. Stiamo facendo improvviste qua, eh. Spike si è fatto del largo davvero, perché li ha fatti fuori quasi praticamente tutti lui. È una meraviglia, Spike. Cioè, chiaramente per uno che vorrebbe fare un gameplay, diciamo, cos'è questo? Palla a basket, anche no. Lo so che è gomma, però. Vabbè, per uno che vorrebbe fare un gameplay basato sullo stealth, Spike non è il compagno ideale, diciamo, perché parte e crea il panico, però se si riescono a dare ordini a mandarlo avanti come si deve, mandi avanti lui che inizia a creare il panico e poi dopo noi latte, non è che questo mi dà del latte, niente, non c'è niente, va bene, vabbè, niente, dai, il latte di umana dolcezza al solito, no? Ah, è vero, ma io ho le radio a zero, è vero, una cosa, io ho le radio a zero, magari in questo modo non mi sento audio, vediamo, radio, non è che c'è qualcosa tipo. Dove si va su adesso? Abbiamo visto, si andrà su di qua. È l'unico posto per andare fuori. Salviamo. Certo. Diciamo, adesso salviamo. Poi ci riprendiamo il deliverer. Iniziamo ad andare in camuffa qua. Ok, va. Non c'è niente. Niente, guarda. Sperava almeno qua nel latte di umana dolcezza, ma
Evidentemente no. Ora, qui su ci dovrebbero essere un pochino di... Allora, coltello salamanica no, no, ma sì, anche lì il coltello 20 per uno di peso. Ok, qua ho la sensazione che sia stato creato il tetano qui persino. Vediamo, nano. Cos'è questo? Quanto vale? 67? No, lasciala anche lì, dai. Senza riga. Andiamo a vedervi qua. Funzione, granata, fermentazione, nano. Attenzione, brondo, carabina da combattimento, nano, cos'è che ha un firestarter? Perché firestarter Arnas, firestarter Arnas, cos'è che ha? Ah no, questo no, non mi interessa. Ah, munizioni, brondo, nano, anche, e il resto anche no. Andiamo a vedere di là, qua, no, non c'è niente. Andiamo a vedere di qua. Noi saremmo saliti di lì. Di qua, cosa ci sarebbe di qua? Vediamo bene, eh? Brondo. Nano. Nastro. Bravo, bravo, fammi andare di qua. Ma c'è tutta questa parte qua che è da andare ad esplorare. Benissimo. E poi sì, cioè, io ho capito, fammi cadere. Fammi cadere, munizioni, lanciamissili. Ho la sensazione. Ritorniamo di là, ritorniamo di là. Qua c'è. Cosa c'è qua? Andiamo a controllare qui dentro. Allora, nastro americano ce lo prendiamo. Provetti anche no, questa roba no, c'è il nastro americano, mai trovato così tanto nastro americano, forse solo, ok, forse solo a cosa, munizioni, carabina a combattimento, nano. Ok, allora, stavo dicendo, forse solo a Nuke War c'è più roba, eh? Qua, però, sono delle Nuke Cola davvero, no. Allora, Nuke Cola, Nuke CR, ok, non mi sembra che ci siano dei gran cose, andiamo, su cosa c'è? Su dove si va? No, su si continua, quindi noi torniamo giù, andiamo a vedere di là. Di qua siamo entrati noi. Di qua andiamo a controllare di qua. Saliamo. Togliamo la luce. Abbassiamoci. Serve un terminale per aprirla. Serve un terminale per aprirla. Che non è qui. Bisogna trovare il terminale. Ho già capito. Ok, andiamo a trovarci un terminale. Però sei bruttino, Spike, eh? Ok? Dai, Spike, fammi passare, Spike, su, fammi passare. Ma guarda te! Hello, human. Dove stai andando? Ti seguo, uccidiamo tutti, dopo parliamo, ok? Che se io però riuscissi a passare, ok, si è buggato, ho capito, va bene, ti sei buggato, fatemi passare però, tutti e due. Qua bisogna trovare un terminale, ok, dove sarà mai il terminale? Io finora non ho visto terminali, quindi molto probabilmente è lassù. Essendo lassù, il terminale, andiamo su. Ok,
Ah, io non ne vedo di terminali giù. Non li ho visti. Andiamo a vedere di qua. Sarà qua il terminale? Fermi tutti, eh. Allora, granata, fermentazione, bottiglia molotov. Eccolo lì il terminale. Ah, ma c'era il segnalino grande. Non l'avevo visto. Andiamo a vedere, e qui c'è il plasma. Mi dico sbuffato, però è inquietante che spada dell'atomo non ha le solite armi dei figli dell'atomo, armi convenzionali finora. Finora ho visto solo delle gran armi convenzionali. Quindi, sporca carota, qui cosa c'è da prendere qui? Fantastico, la dentifricio, il pennello, come lasciamo lì. Anything good, sì. Sì. Tutta roba buona. Fidati, è tutta roba buona. Medix. Ok, andiamo a vedere. Pennello, chi se ne frega. Faccio i due tappi qua, un pochino la peppa. Vabbè, al limite poi prendo tutto se. No, non me la fa prendere, ok, va bene. Se non me la fa prendere, il sacco di sangue, se non me la fa prendere. Il terminale di fratello Carmacio. Acquiring the gift of Arnold. Ok. I nostri tentativi di mettere al sicuro le testate nucleari a Sentinel Site, l'antica piramide dove i doni dell'atomo sono immagazzinate, sembra essere fallita. Il tentativo iniziale di infiltrarsi nella facility ha avuto successo, ma i nostri fratelli sono stati uccisi dai gol ferali. L'ultima comunicazione che abbiamo ricevuto era da fratello Harry, che era l'unico sopravvissuto. Non conosciamo il suo destino. È stato proposto che si cerchi di riprendere l'antica piramide, ma non abbiamo alcuna informazione di che tipo di resistenza dovremmo fronteggiare. Con la confraternita d'acciaio, cioè con l'occupazione del Comel da parte della confraternita d'acciaio, è possibile che si abbia bisogno di combatterli, cioè di combatterli. E al momento, no, al momento noi non abbiamo le risorse per fare una campagna contro di loro. C'è un'altra opzione per mettere al sicuro i doni dell'altro. Prima della fine della trasmissione di fratello Harry, ha dato alcune informazioni che ha trovato in una cassaforte al Sentinel South, riguardo un altro deposito di testate nucleari nel Commonwealth. Secondo le informazioni di Harry, prima della Grande Guerra, il deposito è stato gestito da, diciamo, un military contractor, un contractor, insomma, un appaltatore militare chiamato Initech. Il deposito di testate nucleari alla Initech era circa della stessa grandezza del deposito al Sentinel Site, abbastanza grande per portare la divisione dell'atomo all'intero Commonwealth. Abbiamo fatto alcune ricognizioni preliminari e confermato che c'è un'entrata per la Initech Facility dentro il Club Fusion, il club sotterraneo a Fusion City, che viene gestito dalla Initech.
L'entrata a Fusion City è in un bunker sotto la fabbrica decrepita a sud-ovest del sito del reattore decaduto, a sud-est del sito del reattore decaduto e a sud-ovest del cratere dell'Atom. Sud-ovest, sud-ovest, ancora. Vabbè. Abbiamo inviato il fratello Gribo per candidarsi per un lavoro, cioè per ottenere un lavoro come guardaroviere, molto top. Vabbè, insomma. No, come poliziotto, cioè come 9, come guardia giurata, si potrebbe dire, al Dipartimento di Polizia di Fusion City. Ci ha dato informazioni. Secondo quello che dice Gribble, l'accesso al Club Fusion e all'Initech è controllato da una serie di carte di accesso. Ci sono apparentemente due vie di accesso al Club Fusion. Una da dentro Fusion City e richiede una carta di accesso comune e una Express Elevator, un ascensore per VIP, un ascensore veloce per VIP, che è nella entrata del bunker, che richiede una VIP access card, ma rende possibile di bypassare la molto più popolata area di Fusion City. Non siamo sicuri di quanti soldati abbia la Initech, ma Fusion City e Club Fusion hanno una sicurezza visibile minima. In base alle nostre informazioni, sembra che noi abbiamo i numeri per combatterli, insomma. Gribble ha ottenuto una access card ordinaria per il Club Fusion quando ha iniziato il lavoro. Ci ha subito informati 2 giorni fa che ha avuto successo ad ottenere non solo una VIP access card, ma anche una Initech key card. L'ultima comunicazione di Gribble mi diceva che aveva lasciato entrambe le keycard in una piccola cassaforte da muro in un'area nascosta che può essere acceduta attraverso la stazione di polizia di Fusion City. Il nostro salto è pianificato per domani. Noi abbiamo inviato una missione segreta poche ore fa per prendere le keycard, mentre la nostra forza di assalto forma un perimetro attorno all'entrata del bunker di Fusion City, alla fabbrica decrepita. Quando riceveremo il segnale che le carte sono state riattivate, la nostra forza di assalto si muoverà, cioè entrerà, inondando il Club Fusion attraverso l'ascensore dei VIP, irrompendo attraverso la Initech e dirompendo nella zona Initech per mettere al sicuro il deposito di testate. Se qualcosa andrà sbagliato, li colpiremo con tutto quello che abbiamo. Andremo per il deposito e pregheremo che l'atomo sia con noi. Mandi le porte della porta. Apri porta. Ok.
Ci siamo, abbiamo imparato che vogliono, cioè a Fusion City c'è un deposito di testate nucleari. Loro lo vogliono prendere per portare la divisione dell'atomo, se farla esplodere, e stanno per attaccare. Adesso vedremo i dati. A questo momento esci dal Vol 59. Sarà ancora un problema uscire dal Vol 59. Comunque, andiamo a vedere cosa è possibile aumentare. Il titolo abbiamo a 3. Vedo maniera. Non mi subisco più 5 danni in combattimento. Medico, no. Cultivo. Questo sarebbe buono. Hai accesso a modifiche per armi di grado 2. Potrei prenderlo. Hacker, dei sogni. Le armi silenziate infliggono più 30% attacchi con danni furtivi, questo è buono. Riciclatore, scienza, vabbè. Però io non sto. Bersaglio mobile, ninja. Questa mi richiede agilità 7, portiamo agilità 7, ce l'abbiamo 6, portiamo la 7. Ok, usciamo di qua e ora ci salutiamo. A questo punto possiamo tranquillamente andarcene. Possiamo tranquillamente salutarci e ci rivedremo al prossimo gameplay. Vedi che qua me ne ero dimenticato che altre cartucce al plasma, anche se non usarne al plasma. Cosa? No, volevo chiudere qua. Pieno di gente qua. Va bene, dai. Ok, salviamo e poi usciamo. La prossima volta ci troveremo già qui. Ciao a tutti e alla prossima.